Ciao a tutti, amici dello Svapo, la responsabilità del vapor. Ogni vapor ha una grossa responsabilità, a mio avviso maggiore addirittura rispetto alle aziende, ai produttori dei box o hardware o soprattutto liquidi. Maggiore, eh sì, perché lo Svapo lo fa in primis il fruitore, il vapor, colui che acquista, colui che fa magari propaganda con video, come facciamo noi, insomma, come faccio io. E quindi la responsabilità, a mio avviso, più grossa ce l'ha prima ancora del produttore o del governo stesso, il vapor, il fruitore. Detto questo, perché? Al di là di terrorismi o allarmismi, secondo me giusti, su DHT e quant'altro perché toccano qualcosa che assumiamo noi e non sono mode mirate come vediamo nei telegiornali. Esempio, cazzo, ma passata la moda dell'Ebola, l'Ebola risolto tutto, non se ne parla più, ok? L'Ebola risolto, come la mucca pazza, non ci sono più state mozzarelle blu, sempre allarmismi, dovevamo morire tutti, aerei bloccati, l'Ebola, basta, risolto, scomparsa, come la peste dell'Ottocento, non se ne parla più. Ecco, il DHT invece rimane una realtà proprio perché non se ne parla tanto, proprio per quello. E quindi di accettile, ma ci saranno e scopriranno altre 3.000 sostanze che renderanno magari più gustoso un gusto o daranno più dipendenza se lasciamo correre, se ci facciamo prendere dal facile entusiasmo di dire questo è più salutare della sigaretta, amen, lo sarà sempre. No, perché le aziende fanno i loro interessi. E le mode sono mode, la moda schiaccia per dei meccanismi altri aspetti più importanti. Faccio riferimento a tutto ciò per veramente chiedervi, quando sento dire, ma noi nello Svapo siamo lontani anni luce dall'America, dai paesi oltreoceano, lo pensate davvero? Perché questo essere lontani anni luce, che io onestamente invece non sono d'accordo, tocca tanti aspetti, non solo di quanto è diffuso, ma tocca anni, tanti aspetti. Sì, l'America è lontana anni luce da noi, ma quanto sta facendo bene allo svapo? Quanto? Mi riferisco a delle cose che poi vi farò, praticamente metterò dei pezzettoni, dei spezzetti di alcuni video che sono chiari, palesano quello che magari io non esprimo bene con le parole e non riesco a farmi capire. E poi giudicate voi se veramente, dato che abbiamo noi la responsabilità di condurre un prodotto, di farlo diventare qualcosa, o di farlo mutare, o farlo rimanere quello per cui è nato. Valutate veramente voi se volete, se vi sta bene che lo svapo diventi così. Ditemi voi e a questo ci aggiungo, attenzione, quanti anni abbiamo dovuto, decenni, abbiamo dovuto aspettare affinché uscisse qualcosa di più salutare rispetto al fumo di tabacco. Ecco, attenzione. Perché quanti anni dovremo aspettare affinché esca qualcosa che sostituisca lo svapo? Semmai uscirà, il futuro è lo svapo, ma il futuro dello svapo lo possiamo fare solo noi con questo. Siamo noi che diciamo ai produttori, acquistando o non acquistando, facendo meno o più propaganda, che cosa possono permettersi di fare con quello che svapiamo noi. Tutto questo mi riporta anche a mode già viste con la sigaretta, quando veniva lanciata nel dopoguerra come qualcosa,
come anche il telefonino, sì, come qualcosa che era dell'uomo di successo. Il Clark Gable, Cary Grant, insomma, personaggi di successo. La sigaretta era per l'uomo di successo, anche il telefonino, stessa cosa. Poi abbiamo visto che questo ha portato a non preoccuparci più di tanto, ed è diventato troppo tardi quando ci siamo accorti che le aziende hanno potuto, a nostra insaputa, mettere nel tabacco additivi superflui, molto più dannosi della combustione stessa, superflui, solo al fine di rendere il loro brand più competitivo rispetto ad altri o a dare più dipendenza. Ragioniamo molto su questo. A me sta a cuore lo svapo perché mi ha tolto diverse problematiche, emicranie, frequenti coliti, e non voglio diventi solo quel qualcosa che mi porta solo, come molte, a dire: cazzo, quello è Sergio Schreck, che cazzo ho visto i suoi video. Non me ne frega niente, anzi, chi mi conosce sa che nella vita reale, fuori da questo video, sono una persona estremamente timida, che non vuole assolutamente il centro dell'attenzione, anzi, sono una persona che si defila, che non sta tanto bene nei luoghi molto affollati, molto frequentati, insomma, che cerca di evitare un certo mondo mondano dello svapo, pur cercando di coltivare delle amicizie, però cerca di evitare la mondanità. Quindi, veramente, ve lo dico col cuore. Al di là di facili schieramenti, a me non mi fa nessun piacere avere magari 50 iscritti in più solo perché magari esterno una mia antipatia verso alcuni gruppi o una determinata persona, e ci faccio facili ironia, insomma. Questo perché comunque ho visto dei controsensi, quindi e vedo schiacciate delle mie idee o dei liquidi che ritengo validi da quel punto di vista salutare, perché per loro scelta i produttori di quei liquidi si sono autoregolamentati e subiscono dei controlli per loro scelta maggiori rispetto ad altri produttori. Questo veramente per loro scelta. Infatti, vediamo le schede di sicurezza per ogni liquido. Non sono obbligati a farlo. Sicuramente gli tornerà un tornaconto perché chi come me cerca di svapare sano e non solo a gusto prende quei brand. Ma sappiamo che il trend è più che altro invece di molti utenti andare più sul gusto cremoso senza preoccuparsi di quello che c'è dentro. Ecco, questo secondo me è sbagliato. Quindi, veramente, adesso guardate il video, vedrete tanta gnocca, fa piacere anche a me vedere la gnocca, ma veramente io lo ritengo superfluo in questo mondo perché veramente sappiamo tutti, se vogliamo vedere della gnocca non manca da nessuna parte. Quindi la velina nello svapo mi sembra superflua e se si va troppo in quella direzione, poi signori, sono cazzi nostri, ve lo dico, sono cazzi nostri, perché io mi sento sì lontano anni luce dall'America, ma in senso positivo. Voglio rimanerci il più lontano possibile da questo mondo qui, che vi farò vedere, che avrete già visto. Comunque io sottolineo che reputo solamente, scusate il termine, una grossa pagliacciata. Non è questo lo svapo, questo è business legato a tante pagliacciate di persone che cercano una propria identità o di emergere, in emergere per se stessi. Ciao a tutti, guardate, divertitevi con la gnocca, divertitevi, mi diverto anch'io, però poi veramente riflettiamo seriamente se effettivamente è questo quello che vogliamo. Ciao a tutti, stay svapo, ma stay svapo with mind, ok? Per dirlo in americano. Ciao.